L'arresto dell'erede di Ciruzzo milionario, Marco Di Lauro, così come il fermo dei due fratelli del re per il ferimento della piccola Noemi in Piazza Nazionale, sono passaggi fondamentali dei 3 anni trascorsi a dirigere la questura di Napoli. Ma non sono queste le operazioni che hanno dato maggiori soddisfazioni ad Antonio De Jesu, che questa mattina ha convocato la stampa cittadina per salutare Napoli prima di andare a Roma per ricoprire il ruolo di vicecapo della polizia. La soddisfazione più grande è stata quella della cattura dei 3 assassini della Guardia Giurata. Quello è stato veramente vedere quelle immagini di bastonare a morte un uomo, un padre di famiglia, una famiglia deliziosa, bellissima. Quella per me negli ultimi 2 anni è stata la soddisfazione più grande. Ora si attende l'arrivo del nuovo questore, Alessandro Giuliano, a cui De Jesu dà solo pochi consigli. È umiltà, umanità, perché le competenze dal punto di vista investigativo e di questo lui ce l'ha forte, ma questa città, come avete detto, come sempre detto, io la conosco bene, conosco l'anima perché ho vissuto già dal 1977, ho vissuto gli anni 80, con umiltà si cerca di comprendere la realtà e sicuramente anche migliorare l'apparato che c'è, perché vedete, io dico sempre che magari tu, se sai, i questori devono cambiare massimo ogni 3 anni, perché magari tu fai tanto all'inizio, poi non ti accorgi di alcune cose che magari potevi fare. Il nuovo invece le coglie subito. Questo è il valore aggiunto della nostra amministrazione, come anche nell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che un ricambio ogni 2-3 anni migliora le condizioni e porta sempre una ventata di nuovo, di creatività, di impegno che fa bene.